un cantiere della pubblica amministrazione, mi sono trovato in contatto con degli operai, un'azienda di subappalto che non aveva niente, cioè li vedevo lavorare regolarmente 8-9 ore, non avevano niente di particolare, ecco, fino al giorno della loro paga, in cui abbiamo visto sul tavolo le loro buste paga per un attimo, abbiamo visto avevano buste paga di 400-450 euro. Quindi noi ci siamo subito chiesti a primo contatto, ma com'è possibile lavorare 8-9 ore e avere una busta paga di 400 euro? In pratica hanno assicurato 3-4 ore e il resto delle ore gli vengono pagate a nero. Gli veniva pagato con assegni, con bonifici. Praticamente ci hanno detto che non andate, ma chiesto, ma potevate rivalervi, diciamo, ma sei matto? Cioè, questi sono gente pericolosa. E dice, non c'era, tra l'altro non c'era altra alternativa di lavoro, era l'unica opportunità di lavoro anche se in questa maniera. L'uomo che state ascoltando ha paura, per questo ha deciso di non farsi riconoscere, non vuole che nessuno lo ricolleghi ad una storia della quale è stato testimone, una storia di caporalato e infiltrazioni mafiose, una di quelle sempre più frequenti anche in Toscana e per di più in un cantiere della pubblica amministrazione. Negli ultimi anni le condizioni di lavoro nei cantieri sono peggiorate soprattutto a causa della crisi che ha portato a ricorrere sempre più spesso al subappalto e al ribasso del costo della manodopera regolare a favore di quella al nero. Le testimonianze sono state rese note nel corso del congresso dei lavoratori edili della filea CGIL riuniti a Firenze per scegliere i propri delegati. Noi chiediamo alle stazioni appaltanti pubbliche di inserire da subito procedure di controllo vero e per questo noi facciamo anche un esposto proprio in questi giorni, come sarà approvato dal congresso dei lavoratori edili di Firenze, alla direzione provinciale del lavoro. Noi non lo vogliamo lasciare indietro niente, ma bisogna su questo avere il sostegno di tutta la comunità.